Ciao, bentornati sul nostro canale. Nel video di oggi parleremo del solstizio d'inverno. Il solstizio d'inverno, che quest'anno cadrà il 21 dicembre, è il giorno più corto dell'anno. A partire da questo momento inizia l'inverno astronomico. Si tratta del periodo dell'anno in cui il Sole, nel suo moto apparente lungo l'eclittica, raggiunge la massima distanza angolare rispetto all'equatore celeste. È il giorno con il minor numero di ore di luce solare durante tutto l'anno, il giorno più corto, ovvero quello con più ore di buio. Dopo il 21 dicembre le giornate iniziano ad allungarsi e le notti si accorciano, sino a raggiungere l'equinozio di primavera, quando la luce ha la meglio sull'oscurità. Vi lascio il link qui su nella scheda informativa. La parola solstizio deriva dal latino solstitium, composta dalla parola sol, che significa sole, e stitium, che significa fermo. Quindi solstizio significa il sole si ferma, proprio ad indicare come in quel giorno il moto apparente del percorso del sole sembra fermarsi nel cielo nel punto più meridionale. Il solstizio d'inverno ha anche un significato culturale nelle diverse civiltà di tutto il mondo sin dai tempi antichi. Svariati simboli, tradizioni, rituali, usanze associate al cambiamento delle stagioni nelle antiche culture pagane si sono sovrapposte a quelle del Natale cristiano. Il solstizio veniva celebrato dagli antichi romani con i Saturnalia, che si tenevano a metà dicembre ed erano in onore del dio Saturno, il dio romano dell'agricoltura e del raccolto. Era caratterizzato dall'inversione del consueto ordine sociale. Gli schiavi non lavoravano e per un breve periodo erano trattati da pari a pari. Tutte le faide e le contese venivano interrotte e c'erano giochi, feste e banchetti che andavano avanti per diversi giorni. Vi era l'usanza di scambiarsi dei doni. Il regalo tipico dei Saturnalia poteva essere una tavoletta o uno strumento, tazze e cucchiai, articoli d'abbigliamento o cibo. Le persone abbellivano le loro case con rami di vegetazione e appendevano piccoli ornamenti di stagno su alberi e cespugli. Bande di festaioli nudi spesso vagavano per le strade cantando e facendo baldoria. Nell'antico Egitto invece si celebrava il ritorno di Ra, il dio del sole, per ringraziarlo per il riscaldamento della terra e delle colture. Anche i Celti celebravano il solstizio d'inverno. Proprio in questo periodo si celebrava Yule, l'antica festa pagana della luce e della rinascita. Si pensa che il termine Yule derivi dalla parola norrena Yol, che significa ruota. Questo perché l'evento simboleggia il punto più basso della ruota dell'anno celtico e che da quel punto in poi si sarebbe risaliti. Infatti Yule faceva parte delle celebrazioni principali dei Celti legati al ciclo naturale e alla vita rurale. I festeggiamenti avvenivano tra il 21 e il 22 dicembre e si prolungavano per i successivi 12 giorni, terminando tra il 1 e il 2 di gennaio. Come tutti i rituali e feste antiche, Yule era ricco di simbologie e significati, soprattutto in quanto festa che chiudeva il ciclo della natura e allo stesso tempo era una nuova ripartenza.
La celebrazione di Yule viene dalla leggenda della battaglia tra il giovane re Quercia e il re Agrifoglio. Il re Quercia, che rappresenta la luce del nuovo anno, ogni anno appunto tenta di usurpare il vecchio re Agrifoglio, che è simbolo dell'oscurità. Al contrario di quanto possiamo pensare, nonostante la notte del solstizio d'inverno sia la notte più lunga dell'anno, non è l'oscurità la protagonista di questa celebrazione, ma bensì la luce. Poiché, secondo la tradizione celtica, ogni azione umana si riflette sulla natura, era dovere delle persone aiutare la luce a ripristinarsi, così che potesse continuare a vivere e prosperare nell'anno a venire. I riti di Yule erano tutti atti a stimolare il processo di rinascita della luce. Ad esempio, durante questa notte era tradizione che le donne aspettassero a buio una candela che veniva consegnata loro dagli uomini. Questa candela serviva poi ad accendere il focolare. Così avevano inizio i festeggiamenti. Venivano bruciati i rametti di agrifoglio per onorare la leggenda del re Quercia e del re Agrifoglio. Un'altra usanza era il ceppo di Yule, che veniva acceso col tizzone del ceppo dell'anno precedente, accuratamente conservato. Doveva bruciare tutta la notte per poi essere spento mediante un rituale specifico, seppellendolo nella cenere per i successivi 12 giorni di Yule. Invece il restante tizzone veniva conservato, come dicevamo prima, fino al prossimo solstizio d'inverno. Altro simbolo dei festeggiamenti solstiziali era il vischio, che era considerata una pianta sacra, simbolo di rigenerazione e immortalità e con poteri magici, proprio perché senza mettere radici cresceva sui rami di alcuni alberi, soprattutto sui rami delle querce. In quanto pianta sempreverde, il vischio era colui che guarisce tutto, il simbolo della vita che trionfa sul torpore dell'inverno. Infatti, durante Yule, solo il sommo sacerdote a capo dei druidi poteva raccoglierlo per mezzo di un falcetto d'oro. Vestiti di bianco, i druidi poi ponevano quanto raccolto in un panno di lino e lo posavano in un catino d'oro pieno d'acqua. A seguito di questo rituale, quest'acqua diventava una sorta di panacea in grado di guarire tutti i mali, poiché aveva assorbito i poteri del vischio. Inoltre era considerata una pianta divina, caduta dal cielo per mezzo di una folgore di cui era figlia. Perciò era legato alla fertilità, alla forza e all'immortalità. Prima di andare in guerra, persino i guerrieri portavano con sé qualche ramoscello di vischio. Altra pianta simbolo del solstizio è l'abete. Poco prima delle feste solstiziali, i Celti si recavano nel bosco a tagliare un abete che veniva portato a casa e che veniva decorato con ghirlande, noci e dolciumi. Intorno all'albero si trascorreva poi tutta la notte allegramente. Fu scelto l'abete in quanto pianta sempreverde che porta speranza nell'animo dell'uomo, visto che non muore mai neppure nel periodo dell'anno più difficile e più freddo. Era anche usanza bruciarlo nel focolare, in un rito secondo il quale il simile attira il simile, in modo che con il fuoco si propiziasse il ritorno del sole. Queste civiltà si erano talmente rese conto che il cammino del sole nel cielo cambiava nel corso dell'anno in modo regolare da aver costruito monumenti come Stonehenge in Inghilterra o Newgrange in Irlanda, proprio per seguire e prevedere lo spostamento.
siti arrivati sino a noi, dai quali si può assistere al sorgere del sole attraverso le pietre a Stonehenge o vedere irrorare la parte superiore della camera di Newgrange di luce che illumina in maniera suggestiva la stanza. In questi luoghi il solstizio rappresenta la vittoria del sole sulle tenebre. Questa è la stagione più fredda dell'anno, dove la natura si ritira in se stessa, morendo e lasciando di sé solo l'essenziale. Ma proprio mentre l'oscurità trionfa, questa soccombe al ritorno della luce solare che torna a sottrarre tempo alle tenebre. Questo da sempre ha conferito al solstizio invernale un profondo significato di rinascita. Un momento di morte apparente, in cui ad una natura meno generosa gli uomini hanno imparato a contrapporre festeggiamenti e celebrazioni di vario tipo, aspettando che la luce ritorni a splendere incontrastata. Il video di oggi è giunto al termine. Vi auguriamo un buon solstizio d'inverno. Per Aspera d'Astra, iscrivetevi al nostro canale e lasciate un bel like. Non dimenticate di attivare la campanellina qui sotto e di seguirci su Instagram e Facebook. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!